Buona compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi stiamo sul lago di Molveno, vicino a Andalo. Trentino. Ok. E quindi andremo a vedere un pochino i luoghi caratteristici, i paesaggi, il lago, insomma. Restate connessi. Ciao! Ah, questa è la stanza, molto molto carina. La vista? Yeah. Noi stiamo facendo la passeggiata per arrivare al lago di Molveno e ci siamo messi pure i costumi, vediamo un po' se fa abbastanza caldo per buttarsi in acqua. E sembra tipo un Mirabilandia senza giostre. Saliamo su quel ponte. Che vuole Simone? Che sta a dire? Guarda, sciocco a volte. Simone, che brutto che è, guarda, è brutto. È brutto, pensa che io sto a fare una foto. Abbiamo noleggiato il pedalò, giusto? Giusto. Non si legge, ma c'è scritto Molveno coi fiori, regà. Se Simone si gira, puzza. Infatti si è girato. Allora, qua è tipo 13 gradi. Ma Simon, sei coraggioso. Orca troia. È fredda. Congelato. Tu non sei fatto dalla... Daniele, non lo fa, è troppo fredda, Daniele. Non riuscirà neanche a cantare. Ah! In piazza di Baltamante. Porco Dio, ma sta fredda! Perché? Scusate, il lago? Non c'è qua. Non c'è il lago? No. C'è una piscina grande qua dietro. Ah, la piscina! Stiamo sulla funivia. Andate molto alto. Speriamo di trovare gli orsi. Assomiglia a Simone questa, guarda. Simone, oh. Guarda gli alberi come crescono strani. Già a forma di animale. Quello è il lago di Molveno, ragazzi. Questa era una passerella, qualcuno c'è morto perché... Queste sono farfalle che non si vedono sotto i 1000 metri, ragazzi. Guarda, è bella. Che albero è, Sam? Questo è un albitus flingo. Albitus. Un albitus flingo. Flingo? Flingo, sì. Ragazzi, ci sono degli insetti e degli animali che io non avevo mai visto prima. Come sta? Bene? Bene. Finora sta... Perfetto, perfetto. Guardate che cretino, ragazzi. Guarda mamma che si sta cagando sotto. Oddio, sto a morire. Mamma saluta. Mamma. Guarda. La papà come si fa male. No, gliela fatta. Se rotola non è che si ferma. È tutto friabile. Mica feria, fea. È fria, no? Mamma pensa che sto a fare la foto, invece sto a fare il video, guarda. Guarda, vediamo quanto resta ferma. Mamma è un video. Qua è no alto di più. Ah! È uno spettacolo, ragazzi. Questa è tipo le montagne nebbiose del Signore degli Anelli, uguale. Il passo di Caradhral. Frodo! Frodo, non farti selfie, Frodo! Ci stanno 6 metri di sentiero. Guarda! Sì. E beh, è alto, eh. Dai, carini. Croz dell'Altissimo. Abbastanza sicura di se stessa. Se tu
avessi fatto nudi e crudi qua, quanto saresti campato? Ah, anche un anno. Un anno? Voglia, e che te mangiavi? Oh, le farfalle. Farfalle, bravo, sì. Oh, qua ci stanno i fashion vlogger. Guarda, Chiara Ferragni, oh, che sei Chiara Ferragni? Signora, Chiara Ferragni. Vai, vai. Questo ragazzo che è caduto di sotto. Papà sembra un bambino degli scout, guardate ragazzi, sembra un bambino degli scout, eh. La giovane marmotta. Verso la luce, guarda. Verso la luce, verso la luce. Allora, dobbiamo avere fiducia negli ingegneri, stiamo camminando ormai da giorni. Di vita intelligente non c'è segno. 647 km, siamo arrivati all'altissimo, purissimo levissimo. Vediamo se riusciamo a vedere Simone e papà. Saluta. No, lui da là non ci può vedere. Dopo esserci rifocillati, stiamo tornando a Pradel. Mi può far vedere come si cammina in montagna? Così. Oppure si può camminare anche, prego signora. Così. Oppure si può camminare anche all'indietro. Oppure si può camminare anche così. Guardate come si cammina in montagna. Per fare meno fatica, perché si fende l'aria con meno scompendio di energia. Guardate il cammino granchio di questo signore. L'esperienza. Si cammina a granchio per evitare anche di cadere. La signora più anziana invece, no, questo è proprio brutto. No, non serve a niente, assolutamente. Le attrazioni, dai. Fanne 30. 1, 2, 30, 3, 4. Mancano 26, siamo. Ok, di sera diciamo che c'è un po' più movimento. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi andiamo con le biciclette, faremo tanti chilometri, giusto signorina Katia? Sì. C'è un cambio solo che è questo. Allora vi faccio notare che mia madre ha l'unica bicicletta elettrica, veramente non fa fatica, fa tutta la bicicletta, c'ha un motore e va. Noi invece un pochino più coraggiosi abbiamo preso biciclette normali, mamma ormai è padrona della strada. Abbondanza! Ho superato tutti! Questo è il lago di Molveno. Sì! Oh, qua c'è il lago ragazzi, bellissimo. Questo è il ponte romano. Oddio, questa salita troppo impervia. Dopo 4 ore in bicicletta, stanco morto. Papà fa il selfie come sempre. Allora ragazzi, sta pure piovendo, non ci voleva assolutamente. Lago di Nembia, Nembia, Nembia dovrebbe essere. Che carino.
ragazzi, guardate che bello. L'acqua dovrebbe essere congelata perché non c'è neanche una persona dentro, benché ci sia il bagnino anche. Stiamo riprendendo le biciclette. Signora, scusi, dove stiamo andando adesso? Ad Andalo. Andalo? Qui c'è un folletto dei boschi. Guardate il folletto dei boschi. È rarissimo. Ragazzi, io sto seguendo il folletto dei boschi. Guardate che carino. Siamo fermi. Sta piove e siamo qui fermi. Piove. Mannaggia. E dobbiamo fare ancora 10 km per arrivare a Molveno. Così è la montagna. Poi smetti. Qui la vista è spettacolare. Andiamo qui sopra. Wow. Volevo registrare mamma mentre s'addobbava, ma non ci è riuscito. Dopo 45 km i nostri questa eroi. È una rosa. Ah, mia madre perché c'ha il motorino alla bicicletta, quindi sta una pacchia. Simone ha cambiato scarpe perché le altre le ha usurate per quanti chilometri ha fatto. Papà, guarda che buffo che è. Sembra tipo grande puffo. Dai questa poverina con il passeggino. Ce l'abbiamo fatta, siamo tornati alla base. Mamma fresca come una rosa. Anche Andalo sei arrivato. Mo se fammo pure idromassaggi. Mamma mia che forza Simone, oh. Questo pesa tipo 120 kg. Porta in alto i questi. Dopo 20 km. E poi fa lì vibra. Se fai come Simone. Così è la montagna. Poi smetti, è no, il sole.